Il sistema Lecco tiene nonostante le incertezze all'orizzonte, le imprese cercano operai specializzati e spesso non li trovano, i contratti però sono più flessibili rispetto al passato. Questo in sintesi il nono rapporto dell'Osservatorio Provinciale del Mercato del Lavoro presentato in Camera di Commercio alla presenza del Presidente nazionale dell'Istat. Gli indicatori sono sostanzialmente di stabilità. Ve ne è qualcuno leggermente positivo per quanto riguarda ad esempio la componente occupazionale femminile, la lieve riduzione del tasso di disoccupazione femminile, ve ne è qualcuno invece leggermente problematico. Per esempio vediamo un ulteriore innalzamento del tasso di difficoltà con cui le imprese riescono, o meglio, non riescono sempre a reperire il personale di cui hanno bisogno. E si manifesta soprattutto su quelle componenti occupazionali che nel territorio sono ancora molto richieste, parliamo di operai specializzati, soprattutto di personale tecnico, che le imprese fanno fatica a trovare anche nella misura del 30, 35 e a volte del 40%. Le imprese hanno bisogno di personale sempre più formato perché le imprese, soprattutto quelle che vanno verso la digitalizzazione, verso l'innovazione, hanno bisogno di persone con una formazione più alta e quindi bisogna lavorare sicuramente sulla formazione e quindi Camera di Commercio insieme alle associazioni, insieme agli enti di formazione devono imparare a fare squadra e cercare di lavorare sulle figure che servono alle imprese. La formazione deve essere una formazione mirata per quello che serve al mercato.